Buongiorno e benvenuti a tutti su GabrieleTucci.com. Benvenuti nel primo video, diciamo il primo video reale della nuova serie Adobe Premiere Pro da Zero Pro. In questo video vedremo come tagliare, selezionare, importare, esportare, cioè le basi che ci servono per creare un video su YouTube. E allora partiamo subito! Ok, quando apriremo Premiere avremo questa schermata in cui possiamo vedere tutti i progetti recenti, potremo aprire un progetto e creare anche ovviamente un nuovo progetto. Noi in questo caso andiamo a creare un nuovo progetto cliccando su un nuovo progetto. Dove sta scritto il nome, ovviamente mettiamo il nome, in questo caso Adobe Premiere Pro CC 2017 insieme 1. Dove sta posizione possiamo andare ovviamente a scegliere la nostra posizione. Ok, e questa è l'interfaccia di Premiere. Qui avremo la preview, la timeline dove ci saranno tutte le nostre sequenze, cioè dove metteremo tutte le clip. In questo pannello possiamo avere il progetto, quindi dove incominceremo a importare tutti i file multimediali, il browser multimediale, info e il fatto degli effetti, i marcatori, poi i marcatori e la cronologia. Sopra avremo o la sorgente, vi spiegherò meglio cos'è in qualche altro video. Comunque, dove possiamo avere prima di metterlo nella sequenza una preview di tutti i nostri video. Controlli effetti, mixer clip audio e tutti i metadati. E qui tutti i pannelli per appunto montare, quindi assemblaggio, montaggio, colore, effetti, grafica, eccetera. Per inserire la clip come facciamo? O andiamo nel browser multimediale o semplicemente la andiamo a trascinare. Ecco qui, io la trascino e la mettiamo qui. In timeline, per creare una sequenza, o la trasciniamo e automaticamente si crea una sequenza, oppure clicchiamo qui, facendo un nuovo elemento sequenza. In questo caso la trascino. Se vogliamo cambiare la sequenza, basta e facciamo così. Tipo io adesso ci scrivo montaggio. In modo che non ci possiamo imbrogliare, perché qui avevo tutti gli elementi, quindi compreso la sequenza. Ok, come potete vedere, questa è la timeline che io la amo, quella perché è strutturata molto molto bene in Premiere. Abbiamo tutte le onde audio che ovviamente possiamo andare a ingrandire così, possiamo fare tutto ovviamente. Adesso ho combinato il casino mega galattico, vabbè. Ok, come potete vedere, prima che ho cominciato a parlare, oppure fra quando ho detto una cosa e l'altra, ho lasciato dello spazio, l'ho fatto apposta per far vedere come si taglia, e appunto questo spazio lo dobbiamo tagliare. Per tagliare dobbiamo scegliere lo strumento lametta, che sarebbe questo, e si attiva o cliccando qui o premendo su C. Ma prima di fare i tagli, assicuratevi che questo strumento, che è lametta, sia attivato. Ora vi spiego il perché. Andiamo ad ascoltare e vediamo quando inizio a parlare. Ovviamente sarà qua, perché qui c'è l'onda, però per sicurezza vediamo. Beh, ok, inizio perfettamente qui. Se noi premiamo C, che sarebbe la lametta, ci avviciniamo alla barra di riproduzione, vedete che è come se fosse una calamita, e clicchiamo su e clicchiamo e automaticamente ce lo taglia. Oppure se vogliamo tagliare senza premere la lametta, mettiamo la spazio dirice e clicchiamo CTRL K. Nel caso, se volete tornare indietro perché una cosa non vi è piaciuta, dovete premere CTRL Z. Ok, per ritornare invece allo strumento seleziona V, mettiamo il V, eliminiamo questo spazio in più con del, clicchiamo qui, elimina salti. Ascoltiamo. Benvenuti a tutti nella guida completa di Adobe Premiere Pro CC 2017, da zero a pro. Ok, adesso andiamo a fare gli altri tagli. Io li faccio adesso senza ascoltare, perché comunque sono quasi sicuro che inizierà dove ci sono le onde, cioè non quasi sicuro, è sicuro. Sempre con C, V ovviamente. Ok, ho finito di montare, vediamo come è uscito. Benvenuti a tutti nella guida completa di Adobe Premiere Pro CC 2017, da zero a pro. Non temete se non sapete niente di questo programma, vi insegnerò tutto, ovviamente tutto quello che so, e vi farò diventare dei veri montatori video. E allora spero che vi piaccia questa fantastica guida. Ok, va bene.
Ora dovrei andare a vedere come esportare. Ovviamente questo era solo taglio e seleziona, non vi ho detto più niente. Poi nei prossimi tutorial andrò a vedere come fare la color, come migliorare l'audio. Comunque tutte delle cose che poi vi serviranno per fare un video su YouTube completo. Comunque adesso che sapete, tagliare e selezionare è molto importante perché alla fine sono le cose principali del cinema, del montaggio, di tutto. Per esportare andiamo a fare File, esporta, file multimediale. Ok, ci aprirà questo pannello. Noi come formato andiamo a scegliere H264, dov'è? Questa qui. Poi come predefinito andiamo a scegliere YouTube 1080p HD, che sta quasi fra gli ultimi. 1080p, oppure se avete il 4K usate il 4K, in questo caso 1080p. Come nome output dobbiamo andare a scegliere dove esportare, in questo caso dopo Premiere Pro CC, fatto insieme video finito 2, perché è la seconda volta che registro il video. Poi cosa dobbiamo andare a scegliere? Qui dobbiamo scegliere rendering alla profondità massima, e anche qui usa massima qualità di rendering. Non vi preoccupate se qui diventa personale. Adesso comunque abbiamo un rendering molto 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 di qualità. Se clicchiamo su coda ci avrà media encoder, se ce l'avete, e vi farà comunque un rendering più veloce, perché non so, usa la CPU e non la GPU, boh, non mi ricordo bene. Comunque poi dopo andrò a vedere tutte le impostazioni nei prossimi tutorial. Io non l'ho mai usato. Se clicchiamo su esporta, esporta direttamente in Premiere, anche perché il mio computer è abbastanza potente e esporta proprio in un nulla. Ecco qui, e ci esporterà il video. Se andremo nella cartella dove l'abbiamo salvato, ce lo ritroviamo e ovviamente Windows ce lo leggerà. Benvenuti a tutti nella guida completa di Adobe Premiere Pro CC 2017, da zero a pro. Non temete se non sapete niente di questo programma, vi insegnerò tutto, ovviamente tutto quello che so, e vi farò diventare dei veri montatori video. E allora spero che vi piaccia questa fantastica guida. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace e vi invito anche a iscrivervi al canale, e noi ci vediamo in un prossimo video. E allora, ciao da GabrieleTucci.com.